mette il programma? Siamo in diretta. Bene, do il benvenuto a tutti coloro che sono collegati e si stanno collegando a questa nostra consueta rubrica che teniamo tutti i giovedì, ospiti della pagina Facebook dell'Associazione per la Cultura Rurale, che ribadisco per coloro che magari ancora non lo sapessero, è un'associazione, non è un'associazione né venatoria, né agricola, né piscatoria, né ambientalista. L'Associazione per la Cultura Rurale è un'associazione culturale che, pur mantenendo e garantendo la propria specificità, autonomia e indipendenza a qualsiasi associazione proveniente dal mondo rurale, ecco, ha come obiettivo quello di unire le forze di tutti i portatori della cultura rurale, quindi non solo di una categoria, ma di tutte le categorie che si riconoscono nella cultura rurale, e quindi agricoltori, allevatori, cacciatori, pescatori, cercatori di funghi, di tartufi, la parte propositiva, non integralista del mondo ambientalista. Ecco, queste sono le principali categorie alle quali ci rivolgiamo, e abbiamo visto che purtroppo i nostri mondi sono sotto attacco per una serie di iniziative da parte dell'integralismo animale ambientalista, e quindi noi ci proponiamo come obiettivo principale quello appunto di unire le forze per fare in modo da riuscire a ristabilire un equilibrio tra i portatori della cultura rurale e quelli della cultura urbana, che a volte magari vorrebbe imporre il proprio stile di vita senza conoscere le dinamiche che vanno a garantire l'equilibrio tra le varie componenti del mondo rurale. Allora, ecco, noi sapete che tutti i martedì dalle 18.15 alle 19.30 circa rispondiamo in diretta a tutte le domande che ci vengono poste in diretta appunto da chiunque ci voglia seguire, domande che riguardano in particolar modo la cultura rurale, ma che possono spaziare anche al di fuori di queste realtà. Questo succede il martedì, mentre il giovedì facciamo degli incontri tematici dove affrontiamo ogni volta delle tematiche diverse, ma tutte afferenti a quello che noi definiamo la cultura rurale. Stasera abbiamo dei graditissimi ospiti che adesso vi vado subito a presentare, e che ci forniranno il loro apporto anche di esperienze maturate sul campo, come si dice. Il titolo che abbiamo dato alla diretta di questa sera è allevamento estensivo e intensivo. Abbiamo degli esperti che stasera ci daranno il loro contributo, in modo tale che possiamo discutere su queste tematiche di interesse di una parte importante del mondo rurale. Allora, intervenire stasera con noi sono Massimiliano Filippi, che è segretario nazionale di Federfauna. Lo salutiamo, una nostra gradita conoscenza, per dire che già ci ha dato il suo contributo anche per altre tematiche. Lui rappresenta una realtà importantissima che è Federfauna, appunto, che adesso vi spiegherà ancora meglio quali sono i suoi ambiti d'azione. Poi abbiamo il dottor Giuseppe Pulina, che è professore ordinario di etica e sostenibilità degli allevamenti e presidente di Carni Sostenibili. Lo salutiamo, grazie dottore per la sua presenza. Buonasera. Poi abbiamo un'altra nostra conoscenza, gradito ritorno del dottor Michele Corti, che è in rappresentanza di Ruralpini. Lui si autodefinisce ruralista, mi sembra di capire nella sua presentazione, e anche lui diamo il benvenuto, così diamo, come diamo il benvenuto e il ringraziamento a tutti coloro che si sono collegati e che man mano si collegheranno nel corso di questa diretta. Voglio ricordare che questa diretta è registrata e verrà poi pubblicata su tutte le nostre pagine social, iniziando dalla pagina dell'Associazione per la Cultura Rurale, la pagina Facebook, oltre al sito internet dell'Associazione per la Cultura Rurale, che è facilmente reperibile, all'indirizzo www.associazioneculturarurale.it. Dentro a questo sito troverete i progetti IACR, i servizi resi dall'Associazione per la Cultura Rurale, lo statuto, gli obiettivi principali di questa associazione culturale.
vi invito a visitarlo e troverete delle notizie interessanti che continuiamo ad aggiornare più volte al giorno, proprio per dare tempestività nell'informazione e anche correttezza, perché pubblichiamo documenti che ci arrivano da tutta Europa e non solo dalla nostra bella Italia. Allora, subito due parole di presentazione. Ecco, io invito gli ospiti a fare in modo da contenere il loro intervento in 10 minuti circa, faremo due giri in modo tale da permettere poi anche ai nostri amici e amiche che ci stanno seguendo di poter magari anche interagire con delle domande che ci verranno poste in diretta, alle quali daremo puntuale risposta. Ecco, quindi allora questo è quanto, date un'occhiata ai vostri orologi in modo tale da poter contenere i vostri interventi nei 10 minuti. Salutiamo Silvano che si è collegato adesso, così come salutiamo tutti gli altri che sono collegati. Allora, Massimiliano Filippi per un breve intervento di introduzione, dopodiché daremo la parola a Giuseppe Pulina e a Michele Corti. Prego Massimiliano Filippi, a te la parola. Allora, io ci tengo che in questa sede, allora vado subito a quello che è la conclusione alla quale mi piacerebbe arrivare, perché l'alternatività di allevamento intensivo e di allevamento estensivo è stata presentata spesso dal mondo animale ambientalista come in contrasto. Io voglio arrivare a dimostrare attraverso gli interventi dei due prof esperti, l'uno di un tipo e uno dell'altro allevamento, innanzitutto a spiegare esattamente che cos'è un allevamento intensivo, e si vedrà, perché per quello parlavo di sorprese, che spesso un allevamento di 3 vacche può essere un allevamento intensivo e un allevamento di 3.000 potrebbe essere non intensivo, perché c'è tutto un collegamento al nesso funzionale, non solo. Spesso gli animalisti hanno detto tanti animali allevamento intensivo, e oltretutto l'hanno demonizzato, questo dati di qualche giorno fa dell'UE, che si è accorta che gli allevamenti in Europa sono diminuiti del 70%, in Italia del 60%, e tutto a discapito dei piccoli allevamenti, non dei grossi allevamenti. Cioè, in totale è aumentata la produzione di animali allevati, però chi ha pagato le conseguenze non sono stati i grossi, ma sono stati i piccoli, nonostante ci sia una guerra ideologica contro gli allevamenti intensivi. Quindi vorrei arrivare innanzitutto a spiegare bene al pubblico che non vuol dire che tanti animali sia intensivo, ma è un'altra cosa. E seconda cosa, voglio arrivare a dimostrare che le due tipologie di allevamento non sono in contrasto, ma addirittura sono complementari, e la loro complementarietà è quella che garantisce di sfruttare al meglio le potenzialità del territorio, e questo con ricadute positive per il territorio stesso, per il benessere animale e per la qualità delle produzioni. Ecco, quindi prima di tutto mi piacerebbe che il professor Pulina spiegasse bene a chi ascolta che cosa vuol dire allevamento intensivo. Non va il microfono però, eh? Grazie, no, grazie per la tua introduzione, Massimiliano. Sei partito dalle conclusioni, che vuol dire tutto bene, nel senso che è delle conclusioni auspicate, diciamo così, no? Adesso vediamo come riusciamo, anche alla luce degli interventi sia di Giuseppe Pulina che di Michele Corti, a analizzare bene la situazione e capire qual è la situazione che riguarda appunto il mondo dell'allevamento, in particolar modo allevamento estensivo e intensivo. È un argomento che interessa moltissime persone, sia in Italia che nel resto d'Europa, alla luce anche di quelli che sono sia le direttive che i regolamenti comunitari, ma di questo magari parleremo anche più avanti. Giuseppe Pulina, a lei la parola per il suo contributo, prego. Grazie anche per l'introduzione del dottor Filippi. Lui è arrivato già alle conclusioni e io e Michele Corti, ci unisce una lunga amicizia e colleganza, cercheremo di fare un percorso per spiegare bene che fra intensivo ed estensivo non vi è contrapposizione. Innanzitutto dobbiamo specificare che intorno alla parola intensivo c'è una grande confusione. Perché? Perché di solito si scambia intensivo per un allevamento concentrato, in cui gli animali hanno poco spazio, sono tenuti in ambienti ristretti,
Ma questo non è assolutamente vero. La parola intensivo è una parola di origine economica, che significa capital intensive, cioè gli allevamenti intensivi sono quelli in cui vi è un grosso investimento di capitale, vi è un grosso investimento di strutture e infrastrutture per l'allevamento e di capitale circolante, mentre il costo del lavoro è ridotto. Gli allevamenti estensivi, al contrario, sono quelli capital extensive, cioè allevamenti in cui gli investimenti sono minori e la maggior quota dei costi di produzione è da attribuire al lavoro. Per cui posso avere, come diceva il dottore in precedenza, degli allevamenti plein air che sono intensivi, perché sono capital intensivi, hanno molti investimenti e molti capi per unità lavorativa, molto prodotto per unità lavorativa. Viceversa, posso avere invece degli allevamenti che sono mantenuti in ambienti ristretti, ma sono capital extensive. Ad esempio, il caso delle vostre parti è l'allevamento dell'alpeggio. Per tantissimo tempo le vacche sono tenute, metà dell'anno circa, in luoghi che sono più ristretti di quelli in cui normalmente vengono considerati, vengono mantenute le vacche degli allevamenti che sono più capital intensive, ma in realtà sono allevamenti estensivi. Per cui su questo argomento qui bisogna fare molta chiarezza. Abbiamo perciò due tipi di allevamento, in realtà due tipi, ne abbiamo tanti tipi, ma agli estremi abbiamo allevamenti in cui abbiamo una forte presenza di investimenti, di capitale, anche di capitale umano, allevamenti invece in cui gli investimenti sono inferiori. Ecco, questi sono gli allevamenti intensivi e gli allevamenti estensivi. Gli allevamenti intensivi hanno un vantaggio di natura produttiva, ma hanno anche degli svantaggi che derivano dal fatto che producono deiezioni animali che a volte vengono ad essere concentrate in aree ristrette, ma questo non è un problema degli allevamenti, è un problema di pianificazione territoriale. Se io concentro attività produttive di qualsiasi genere in un ambito ristretto, il problema non è l'attività produttiva, ma la pianificazione che io ho fatto per quelle attività. Per cui io ritengo che una delle colpe che vengono attribuite ai nostri allevamenti, quelli di generare molti effluenti, sia un problema più dei comuni che degli allevatori. Inoltre oggi gli allevamenti, diciamo capital intensive, sono quelli che utilizzano le deiezioni per produrre biogas e per produrre degli effluenti che rientrano nel ciclo naturale sotto forma di fertilizzanti, ammendanti, concimi di vario genere, riducendo quello che è l'uso dei concimi di sintesi e dando origine a energia elettrica per chi produce energia elettrica o a metano o biometano. Tenete conto che delle deiezioni animali oggi potrebbe essere rifornita una flotta di circa 350.000 auto elettriche che percorrono 20.000 km all'anno, un contributo interessante a quello che è il green. Ancora possiamo dire che nell'allevamento intensivo, capitale intensive, vi è una attenzione agli animali, se vengono rispettate le norme del benessere animale, esattamente uguale a quella che vi è nell'allevamento estensivo. Allora, capitale estensivo. Allora, diciamo subito, così chiudo il mio primo giro di intervento, che non vi è questa contrapposizione. Vi è un aspetto di gestione che è diversa tra i due tipi di allevamento e che la riduzione del numero di capi che ha segnalato il dottor Filippi nella sua introduzione è reale, ma le produzioni continuano ad essere della stessa dimensione, per cui noi abbiamo anche un vantaggio sotto il profilo degli impatti ambientali, soprattutto dei gas clima alteranti, perché una quota importante del territorio che una volta veniva occupato da agricoltura e zootecnia, oggi invece è destinato alla rinaturalizzazione e alla fornitura di servizi ecosistemici per la collettività. È rimasto nei tempi, onorevole? Benissimo, benissimo, puntualissimo, grazie dottore. Allora, Michele Corti. Siamo qui in attesa di sentire il suo contributo in merito a questo argomento. Prego. Allora, su diverse cose concordo, su altre magari sarebbe interessante un confronto più,
più approfondito in altra sede. No, allora, sicuramente come tutti i concetti che semplificano, la contrapposizione intensivo-estensivo a volte non consente di capire sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi di questi sistemi. E una cosa per far capire alle persone che ci seguono questa possibilità di seguire queste due alternative, una cosa va subito chiarita: sono le risorse disponibili che inducono ad adottare un sistema piuttosto che l'altro. Dove la terra ha un elevato valore, e come certe aree di pianura, dove ci sono certi vantaggi come l'accesso alle infrastrutture stradali, ai porti, alle autostrade, e ci sono tanti elementi che spingono a utilizzare in modo più intensivo la risorsa terra. Pulino ha fatto riferimento al capitale, ma possiamo anche fare riferimento alla terra. L'allevamento estensivo è quello che utilizza una superficie abbondante, ma magari poco produttiva, come quella della montagna, poco produttiva e per forza di cose, perché in montagna il ciclo vegetativo è breve, le temperature sono basse, la biomassa vegetale, sostanzialmente l'erba e altre piante utilizzabili degli animali, crescono poco, crescono in queste condizioni la montagna, le aree a bassa piovosità, le aree aride, semidesertiche, in queste condizioni non avrebbe senso impiegare molte altre risorse. La produttività è vincolata da fattori ambientali o da pedologici, da substrato geologico, e l'uso di altri mezzi tecnici, concimi, lavorazioni, capitali, risorse per fabbricati, ricoveri per gli animali, non avrebbe senso. In quelle condizioni è il clima che limita. Quindi si fa allevamento estensivo in zone di montagna o in zone dove la produzione agricola è limitata da fattori ambientali per forza di cose. Poi gli allevamenti intensivi, che sono quelli dove le condizioni economiche, agronomiche, consentono di riversare più capitali su superfici minori, gli allevamenti intensivi possono avere aspetti più o meno impattanti sull'ambiente o sul benessere dell'animale in funzione di tante variabili. Sono d'accordo anch'io che non si può limitare la valutazione allo spazio. Un sistema estensivo, giustamente oggi ci sono delle deroghe su certe norme sul benessere animale, sullo spazio a disposizione degli animali, quando questi hanno accesso per parecchi mesi dell'anno al pascolo. È giusto, l'animale che ha possibilità di fare esercizio motorio per diversi mesi all'anno, anche se in inverno, quando appunto le condizioni climatiche non consentono di tenere aperto, è anche normale che se ne stia in uno spazio ristretto. Al contrario, in allevamenti dove il pascolamento per mesi non è possibile, è giusto, doveroso lasciare agli animali spazi per l'esercizio, per il moto, molto più ampi. Quindi il solo fattore spazio non è certo quello che derimente, non è quello che la valutazione. Parlando di allevamenti intensivi, le persone si immaginano delle conseguenze negative perché ci sono stati e ci sono tuttora problemi di gestione di un eccesso di direzioni. Però il problema lì è che si concentrano in un comune, in uno spazio di alcuni comuni, decine di migliaia di capi. Per quanto si voglia difendere l'allevamento intensivo, bisogna ammettere che in certe zone della mia regione, provincia di Brescia, provincia di Mantova, ci sono delle densità zootecniche che sono difficilmente compatibili con qualsiasi gestione sostenibile dei reflui. Quindi la gente si preoccupa dell'allevamento intensivo perché, uno,
problema dei nitrati, l'eccesso di azoto applicato ai terreni che poi finiscono nelle falde e in passato hanno anche bloccato l'utilizzo dell'acqua potabile. Problema degli antibiotici, diciamo anche questo, tendenzialmente grossi numeri di animali concentrati in spazi piccoli hanno creato più in passato, per fortuna, meno oggi, l'utilizzo, l'uso e diciamo pure l'abuso degli antibiotici, con fenomeni di resistenza, con fenomeni di presenza nel terreno di sostanze non desiderate, tra cui residui di disinfettanti, residui di antibiotici, l'uso di mangimi eccessivamente integrati con elementi, con microelementi, eccesso di rame e di zinco che arrivano al terreno. Non è però un aspetto indispensabile dell'allevamento intensivo questo tipo di abuso dell'antibiotico, del rame, dello zinco, dei disinfettanti, l'uso di farmaci nell'ambito dell'allevamento è legato anche a cattiva gestione, situazioni in cui l'animale per carenza di strutture, per carenze nutrizionali è più soggetto a patologie, riceve delle dosi di farmaci maggiori, ma anche in questo caso ci sono alla base degli errori di gestione, non è di per sé l'allevamento intensivo che comporta un eccesso di farmaci. Quindi l'allevamento intensivo può avere questi inconvenienti di tipo ambientale, di benessere animale, di sostanze indesiderate che arrivano al terreno e possono anche arrivare al residuo delle carni. Ecco, è bello anche dire che in passato era molto peggio, oggi c'è tutto questo attacco quando molte situazioni sono state superate. Ricordiamoci l'uso degli ormoni che veniva ampiamente utilizzato nella produzione di carne in passato. E nelle carni c'erano residui che potevano avere conseguenze sul consumatore. Ecco, le cose sono, dobbiamo dire, che sia per i regolamenti sul benessere animale che sulla protezione dell'ambiente, le cose sono anche migliorate, e quindi l'attacco indiscriminato agli allevamenti, sia uova, carne, latte, non ha giustificazione. Vero è che ci possono essere ancora delle situazioni dove, perché in passato si è esagerato a aprire allevamenti sui nicoli bovini in certe zone, vuoi per anche situazioni agronomiche, sempre questo a causa non tanto dell'animale in poco spazio, ma troppe aziende zootecniche in territori limitati e su superfici agricole limitate, e da lì monocolture molto spinte, la pianura padana è quasi tutta una monocoltura di mais con delle conseguenze ambientali inevitabili. Ecco, quindi ancora una volta, e poi proseguo la parte di sull'allevamento estensivo, la faccio dopo, va scisso quelle che sono i possibili effetti negativi di un allevamento intensivo da una concreta situazione. Molto spesso non dipende dalla tecnica d'allevamento in sé, ma da altre situazioni che vanno al di là dell'azienda. Se ci sono troppe aziende in una zona, non è una questione di tecniche o di scelta del singolo allevatore. Quindi problemi da guardare più in termini territoriali e non fare tutto l'erba un fascio. Perfetto. Ecco, allora vi do un'altra, grazie dottor Corti per il suo intervento. Vi do uno stimolo, diciamo una provocazione. Io sento spesso il Parlamento europeo, nella commissione, io sono membro titolare della commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, ma sono stato per lungo tempo anche vicepresidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo. Mi sono soltanto assessore regionale anche agricoltura, quindi in tante occasioni ho sentito il mondo animale ambientalista dire convintamente, in alcuni casi ferocemente, che tutto ciò che è legato all'allevamento intensivo è male,
tutto ciò che è legato all'allevamento estensivo invece è meno male, diciamo così, o in alcuni casi rari bene, per dire. No, oggi attaccano tutto, eh? Mica ci facciamo spaventare da questo. Per dire, allora, le argomentazioni che utilizzano questi per dire che tutto ciò che è intensivo è male, perché è inquinante, vuol dire mancanza di rispetto dei diritti degli animali, alta concentrazione, quindi degli animali con possibilità di sviluppare maggiormente patologie o zoonosi e via dicendo. Allora, per dire, è vero quello che dicono questi animali ambientalisti, oppure anche lì bisogna fare degli adeguati distinguo? Volevo sentire il vostro parere su questo. Massimiliano Filippi, tu cosa ne pensi? Con me rispondi una porta aperta, sai benissimo che io ho da sempre fatto un allevatore, mondo per cui io sono in realtà ascoltavo quello che diceva prima Michele Corti e anch'io su alcune cose sono d'accordo, su altre dissentivo, perché in realtà spesso l'allevamento protetto, come lo chiamo io, intensivo come lo chiama qualcun altro, cioè all'interno di una struttura chiusa, è quella che consente di monitorare costantemente la salute degli animali, perché tu li hai sempre sott'occhio, mentre invece se gli animali sono fuori al pascolo, sì, a parte le vacche che rientrano la sera, ma altri allevamenti che sono allo stato brado o semibrado, non è che tu abbia così sott'occhio gli animali e che possa garantire un intervento tempestivo nel caso di bisogno. Per cui in realtà tutte le medaglie hanno il loro rovescio. Giustamente sono d'accordo sulla chiusura che ha fatto Michele Corti, ha detto che non bisogna fare assolutamente di tutta l'erba un fascio, e che spesso e volentieri vengono confusi degli errori di gestione con la tecnica di gestione. È come quando sempre il mondo animale ambientalista attacca i cacciatori passandoli per bracconieri. Sono due cose diverse. Ecco, e anche in questo caso vale la stessa cosa. Cioè, le tecniche di allevamento sono una cosa e tutte puntano al benessere animale, perché una cosa che io ho sempre sostenuto è quella che le migliori performance si ottengono dagli animali che stanno bene, non dagli animali che stanno male. Noi stessi lo possiamo vedere anche su noi stessi, quando stiamo bene, siamo in forma, siamo più belli, siamo più atletici, saltiamo più in alto, corriamo più forte, quindi le nostre performance sono migliori. Se non stiamo bene, se non viviamo una situazione di benessere, le nostre performance sono più scarse. E siccome le performance negli animali sono la produzione della carne, del latte, delle uova, bisogna che gli animali stiano bene. Questo spesso all'interno di una struttura protetta si garantisce in maniera quantomeno più costante. Dopo, se c'è qualcuno che fa le cose non fatte bene, allora lì sono d'accordo con Michele Corti, ma lì bisogna intervenire. Ma non è la tecnica in sé, è l'operazione del singolo. Quello che dicono gli animalisti, io l'ho detto già in premessa, spesso e volentieri hanno, al di là delle buone intenzioni sbandierate ad urlate, hanno ottenuto dei risultati che vanno esattamente contrario. Lo dicevo prima, molte aziende piccole hanno chiuso perché non ce la facevano. Quando si parlava prima delle deiezioni, delle deiezioni in realtà possono essere trattate anche fuori sito. In quel caso lì si svincola da quello che è la superficie di terreno disponibile per capo. Ma non solo questo, nel momento in cui se fossero rispettati effettivamente i parametri della direttiva nitrati, non si verificherebbero nemmeno situazioni come quelle citate prima da Michele Corti, perché la quantità di deiezioni che va per ettaro è talmente bassa che i problemi di acqua di quelli, non esisterebbero. Dopo, in realtà, ammetto che anche noi agricoltori, anche quando facciamo i trattamenti in campagna, diciamo, ma sono passato di là, no, non sono passato quasi, ma sono meglio la seconda volta, perché è meglio abbondare quando è difficile. Su questo sono d'accordo, ma ripeto, non è la tecnica di allevamento in sé, ma è l'errore umano. Grazie Massimiliano. Dottor Giuseppe Polina.
Allora, la domanda dell'onorevole Berlatto mi sembra fosse estremamente centrata su quello che è la sensibilità del cittadino europeo. E qui faccio una premessa rapidissima. Quando parliamo di sensibilità, abbiamo la sensibilità dei cittadini e quella dei consumatori, che poi sono fisicamente la stessa persona, ma esprimono delle aspirazioni diverse. I cittadini esprimono l'aspirazione pubblica e il consumatore un'aspirazione privata. Per cui il punto di vista del cittadino europeo, purtroppo fuorviato da una massiccia campagna di disinformazione circa gli allevamenti intensivi, ormai accoppia la parola allevamento intensivo con malessere animale. Questo è quello che sta accadendo e questo è quello che è accaduto. Per cui la prima cosa da fare è fare una pulizia semantica, cambiare anche noi, come giustamente ha detto chi mi ha preceduto, le terminologie, parliamo di allevamento confinato, di allevamento protetto, cambiamo la nostra terminologia, abbandoniamo anche noi questa definizione di intensità di allevamento per spostarci su un altro piano linguistico che è più preciso ed è probabilmente più vicino alla realtà. E la realtà è fatta di numeri. Allora, antibiotici. Parliamo dell'allevamento che è più sotto, sotto attacco per gli antibiotici, l'allevamento avicolo. L'avicoltura italiana è ridotta dell'89% l'uso di antibiotici. Le altre filiere hanno ridotto l'uso di antibiotici del 50%, eravamo sotto infrazione europea, lo sappiamo tutti, ci siamo messi in regola molto rapidamente e stiamo arrivando ad essere uno dei paesi con un più basso uso di antibiotici, perché la biosicurezza, che è tutto quello che ha detto Corti poc'anzi, cioè una forte attenzione alla situazione sanitaria in generale e alla diagnostica in particolare, cioè più prevenzione e meno terapia dentro gli allevamenti, molta attenzione alle condizioni di allevamento, ci hanno portato a ridurre enormemente quello che è un ricorso indiscriminato all'uso di sostanze terapeutiche, antibiotiche antimicrobiche. Questo è un risultato. Un altro risultato è il piano nazionale del benessere animale. Onorevole Berlato sa perfettamente, che avendone fatto parte, che l'Europa è una delle aree al mondo in cui abbiamo norme più stringenti sul benessere animale. E sono tanto stringenti che vorremmo una reciprocità da parte dei paesi dai quali importiamo prodotti di origine animale. Questo è uno dei problemi che ha di fronte l'Unione Europea, il farm to fork, il problema della reciprocità, che è un problema che avrà bisogno di un'altra conferenza rispetto a questa, però c'è questo problema qui. Noi abbiamo regole molto stringenti, lo rispettiamo, il piano nazionale del benessere animale mi dice che solo il 2% degli avicoli, il 4% dei suini e il 6% delle altre filiere non è conforme a quello che sono le normative, sono ispezioni effettuate dall'organo di controllo del Ministero, per cui in Italia la stragrande maggioranza degli allevatori rispetta le norme sul benessere animale e molti di loro hanno degli upgrade, cioè hanno dei protocolli interni di benessere animale che sono di gran lunga superiori a quelle che sono la normativa minima che deve essere comunque rispettata. Per cui siamo di fronte ad uno scenario in cui si fanno delle affermazioni che non rispondono assolutamente alla realtà. Abbiamo un sistema di allevamento che è in filiera in Italia, per parlare della filiera carne, la linea vacca vitello viene allevata in aree, per usare una terminologia di Corti, land extensive, cioè le estensive, aree in cui abbiamo una forte componente di naturalità, di biodiversità, di sequestro del carbonio, che è talmente elevato in questa parte qui da essere anche risarcitorio delle emissioni degli stessi vitelli nella fase di ingrassamento. Per cui tutta la filiera del bovino da carne è in credito di carbonio, se mettiamo assieme la parte allevamento vacca-vitello con la parte di ingrassamento dei vitelli. Ma tutto l'allevamento italiano, che ha un'emissione di 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, che corrisponde a meno del 5% di tutte le emissioni del nostro paese, l'allevamento, dicevo, è in credito di 1 milione di tonnellate di carbonio. Perché?
la gente non si rende conto che l'allevamento si fa in campagna e che in campagna è vero che ci sono delle emissioni, ma ci sono anche degli assorbimenti e sono molto importanti. Chiudo con la questione dei nitrati, che è un problema. È un problema, l'abbiamo affrontato, in moltissime aree l'abbiamo risolto. La precision farming ci sta dando una grossa mano perché ci consente ormai di trattare i reflui nella misura migliore che possiamo fare, anche il passaggio attraverso la produzione di energia attraverso la biodigestione, un passaggio molto importante, la diffusione di questi impianti renderà meno forte quello che è l'impatto e la necessità degli allevatori di dover comunque espandere il liquame quando inizia ad essere maturo, le vasche iniziano ad essere colme. Tutto questo che fa parte della transizione ecologica che dovremo affrontare in questo quinquennio che abbiamo di fronte è direi una sfida per gli allevamenti che comunque producono di più e usano di meno. Un'ultima chiosa sugli allevamenti estensivi, o cosiddetti land extensive, con Michele Corti. È vero, ma secondo me su questa faccenda qui si sta mettendo un po' un carico alla Walt Disney, la dico così come la penso, cioè un po' la Heidi, un po' diciamo un ritorno alla naturalezza così un po' sognante che fa sì che la vacca abbia la margherita in bocca e le galline razzolino avanti e indietro in un pollaio che non ha confine. Beh, questa cosa qui non esiste e non può esistere. Un allevamento, seppur plein air, per essere ben condotto deve avere un pascolamento razionale e razionato, altrimenti ci giochiamo la biodiversità e a volte in alcune delle nostre aree ci giochiamo il suolo. E le galline non possono stare in giro perché ci sono anche le volpi contemporaneamente o qualcos'altro che possono essere abbastanza nocive per questo tipo di allevamento se non sono confinate e ben protette da quello che è la predazione e non solo delle volpi, che giustamente esiste e che costituisce uno degli elementi della cultura rurale che invece per i cittadini sono due mondi completamente separati, la fauna selvatica e la fauna domestica, invece per chi conosce la campagna sono due mondi che si integrano e entrambi hanno bisogno di attenzione ed entrambi hanno i loro spazi e hanno le loro dinamiche. Allora chiudo, la cultura rurale significa comprendere tutti i cicli produttivi, i cicli vitali, tenere conto che dietro l'impresa ci sono degli imprenditori che devono avere una sostenibilità economica innanzitutto, altrimenti non sono imprenditori, sono persone mantenute da rendite di posizione e alla fine le rendite di posizione ci portano alla povertà, mentre chi riesce a produrre in maniera sostenibile, prima di tutto economicamente e anche ambientalmente, non sono solo gli allevamenti estensivi, ma anche gli allevamenti intensivi fatti bene e tenuti bene. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Allora, per dire, sapete che è in discussione in Europa il famoso farm to fork, no? Quindi dalla fattoria alla forchetta o alla tavola, su questo, no? Anche in quel caso una posizione eccessivamente la Walt Disney, come giustamente ha ricordato il dottor Polina, no? Fa in modo che l'opinione pubblica, che poi viene interpretata anche dai rappresentanti istituzionali, veda i nostri ambienti in maniera assolutamente falsata. Cioè, partendo da dei presupposti che sono di pura fantasia, sono lontani mille miglia dalla realtà, no? Abbiamo affrontato la questione della necessità di garantire, ad esempio, la compatibilità tra la presenza di grandi predatori e la presenza delle attività antropiche, iniziando dall'agricoltura, dall'allevamento, la pastorizia, no? Tutte queste cose qua. Eppure c'è questa visione falsata della realtà che porta, anche per quanto riguarda questo documento di cui si discute in Europa, Farm to Fork, a sentire moltissimi avere a cuore il benessere degli animali, ma pochissimi ad avere a cuore il benessere degli allevatori, degli imprenditori agricoli, di coloro che vivono sul territorio. Cioè, se non c'è equilibrio in questo tipo di approccio, veramente si corre il rischio di fare molto più danno rispetto a quello che potrebbe essere l'obiettivo che si prefiggono e le persone in buona fede, per dire, no? Perché alle volte se non si conoscono questi ambienti c'è il pericolo
reale di creare più danni che benefici. Allora, su questo, fare in modo da riuscire a garantire una corretta informazione anche all'opinione pubblica attraverso anche la possibilità di far parlare degli esperti, perché purtroppo succede anche in politica, quindi sentite da che pulpito arriva la predica, ma succede anche affrontando questi delicati argomenti che chi meno sa più vuol parlare, e troppo spesso vediamo che viene data la parola a chi meno sa e pontifica senza sapere realmente ciò di cui sta parlando, e questo succede ai vari livelli, e poi questo comporta il fatto che alle volte poi vengono emanati provvedimenti anche di natura legislativa, provvedimenti che poi creano veramente grossi problemi, e tra questi creano anche l'abbandono del territorio, perché se a un allevatore non viene permesso di poter esercitare, certamente nel rispetto del benessere animale, ma anche tenendo presente le sue esigenze, che sono quelle di produrre reddito, e perché se l'allevatore, l'imprenditore, il pastore non ha un reddito, per un certo periodo continua a esercitare la sua attività perché è innamorato del suo lavoro, dell'ambiente dove lo esercita, ma se non riesce a garantire a se stesso e alle proprie famiglie, non riesce a garantire un'esistenza dignitosa, ovviamente abbandona l'attività, abbandona la montagna, abbandona le nostre colline, e il danno che produce l'abbandono del territorio è devastante, anche dal punto di vista ambientale, non solo dal punto di vista economico. E quindi questo approccio che si ha, credo sia troppo sbilanciato a favore di una cultura urbana che vuole imporre la propria visione, vuole imporre il proprio stile di vita a chi vive sul territorio, e non conoscendone né le esigenze né la necessità di garantire un equilibrio che invece noi abbiamo costruito con il passare dei secoli. Michele Corti, cosa ci dice lei su questo? Una cosa importante che si dovrebbe comunicare alle persone è che un territorio agricolo ben gestito, specie se parliamo di produzioni foraggere, prati, pascoli, accumula molta più CO2 dei suoli forestali. Un studio molto recente su 100 lavori sperimentali condotti aumentando la concentrazione nell'aria di CO2 ha mostrato che i suoli forestali di carbonio ne sequestrano niente. Aumenta la CO2 nell'atmosfera, non c'è aumento di carbonio nel suolo, a differenza di superfici di prateria, di pascolo, di prato, che invece aumentando la CO2 nell'aria non solo cresce di più la pianta, ma soprattutto fissa nel suolo. E questa è una cosa fondamentale, perché noi parliamo di pompare la CO2 nel suolo, si vede che qualcuno ha in mente business, perché sono costi allucinanti. Quando, cambiando un po' la gestione agricola, noi abbiamo una situazione, soprattutto in Italia, anche in alcune zone della pianura padana, ma soprattutto al sud, di suoli carenti di CO2. E quindi due cose. Uno, la zootecnia non va diminuita, casomai vanno fatti quei riequilibri di cui dicevamo prima. Non ci sono zone con l'olivicoltura, la monocoltura del vigneto, in Veneto avete lì il prosecco che è più intensivo dell'allevamento suino. Esagerazione è stata prodotta. Ho letto uno studio: per ogni bottiglia di prosecco 4 kg di terra che viene rosa. Comunque, ma questo per dire che la gente vede l'allevamento animale appunto come qualcosa di negativo. Invece noi avremmo bisogno di avere più zootecnia in molte regioni italiane, dove a causa che prima c'era, è diminuita, c'è stata questa forte concentrazione in alcune zone dove arriva più facilmente il mangime dal porto di Ravenna, dove ci sono i centri della logistica. Noi dobbiamo avere più zootecnia in Puglia, dobbiamo avere più zootecnia in Toscana, ecco, non meno zootecnia, facciamolo capire alla gente, perché avere gli animali vuol dire avere sostanza organica. Ecco, dobbiamo dire che quando si ricorre a certe tecniche come il biogas è perché abbiamo una situazione squilibrata, abbiamo 5 volte tanto
quello che prevede la direttiva nitrati e dobbiamo mettere una pezza. Ma se noi equilibrassimo, pensate che solo la regione Emilia-Romagna ha dei suoli, ha una carenza di sempre, c'è allevamento ma non abbastanza. In certe zone il terreno agricolo dell'Emilia-Romagna è carente di sostanza organica, e invece in Veneto e in Lombardia a volte in alcune zone abbiamo l'eccesso. Nello stesso Veneto ci sono zone carenti. Allora ci sono tanti sistemi per trasferire questa sostanza organica, questa fertilità, ma sicuramente un'agricoltura più equilibrata che dà più spazio all'allevamento animale è un grosso vantaggio. Quindi, prima considerazione, un'agricoltura integrata con la produzione foraggera, l'allevamento di animali è favorevole dal punto di vista ambientale, la fertilità del suolo, la salute del suolo e il sequestro di CO2. Noi oggi abbiamo tantissimi terreni con 1% di sostanza organica, se ci portassimo al 2% avremmo un sequestro colossale e non ci sarebbe bisogno di quei fantascientifici e costosissimi progetti. Sull'allevamento, anche voi avete un po' criticato l'allevamento troppo estensivo. Ecco, allora l'allevamento brado non è, come l'allevamento intensivo, non è una bestemmia di per sé, e l'abbiamo detto tutti. Anche l'allevamento brado non è. Noi dobbiamo anche lì fare la distinzione. Oggi, con alla corsa dei contributi dei titoli PAC, quelli trasferiti dal pomodoro al pascolo, c'è stata una forma di speculazione molto grave che ha portato a togliere dai pascoli le vacche da latte e a mettere quattro asinelli che stanno appena appena in piedi, 0,2 uva per 60 giorni di pascolamento, per caricare lì il titolo e anche per riequilibrare quei famosi eccessi di nitrati, produzione di nitrati. Ecco, ma quello è super estensivo, mettere lì quattro asinelli che stanno appena in piedi per avere le UBA, unità bovino adulto, che consentono dal punto di vista amministrativo di incassare, quello non va bene. Ma se io ho l'allevamento del bovino maremmano nella Maremma, non è che io devo andare lì continuamente a sorvegliare. Questi animali, tra l'altro, sanno anche difendersi da soli dai predatori. Però ecco, il brado è negativo. Se io tengo, ci sono anche i nostri pastori che ci sono quelli che, anche se l'animale è apparentemente lasciato da solo, però quasi tutti i giorni vanno a sorvegliarlo. Altri invece magari meno. Anche lì c'è quello che sbaglia. Se io lascio che in autunno arrivino le nevicate, i miei animali, capita, greggi di capre e pecore che restano bloccati in montagna, lì ho sbagliato. A novembre gli animali vanno portati in stalla, lì è un errore. Ma se io lascio l'animale a brado, ma in un clima giusto, in condizioni normali, e d'altra parte noi dobbiamo accettare di blindare gli animali perché gli ambientali animalisti vogliono i lupi senza limite? No. Giusto proteggere, sono perfettamente d'accordo, l'animale va protetto, però non posso neanche proteggerlo se c'è se ci sono branchi di lupi e orsi da tutte le parti. Siamo in una situazione squilibrata, non più il pastore, l'allevatore tratta dell'animale domestico fornendogli protezione, fornendogli cibo e proteggendolo dai predatori. Questo fa parte dell'etica dell'allevamento. Quindi se io sono un disgraziato che lascio i miei animali allo sbaraglio senza cani, senza custodia, senza andare a vedere come stanno, lì c'è l'errore. Ma se io li sorveglio, ho i cani, ho altre cose, ma sono sopraffatto da una presenza di predatori esagerata, allora lì c'è qualcosa che sbagliamo. Quindi anche l'allevamento estensivo può avere anche lì ci sono degli errori, degli abusi, però non dobbiamo pensare che, appunto, perché non c'è una sorveglianza continua, non sono chiusi in recinti eccetera, dove in certe situazioni, macchia mediterranea ma anche pascolo alpino ad alta quota, la biomassa, la possibilità di
pascolare è minima, non posso fare pascolo con razionato, con tunazione, eccetera. L'animale deve essere libero di girare e prendersi quello che vuole, perché c'è un ciuffo d'erba qui, un ciuffo d'erba di là, un cespuglio di qui, un cespuglio di là. E quindi, se per l'allevamento intensivo non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, non dobbiamo anche considerare che anche nell'allevamento estensivo non è, cioè, anche se lì non ho l'animale sempre chiuso nei recinti, non è sempre detto che sia un sistema sbagliato, irrazionale, che non tutela l'animale. Quindi le cose importanti sono, secondo me, da far capire che la zootecnia in sé è, favorisce la sostenibilità dei sistemi agricoli. Vogliamo fare l'agricoltura biologica e andiamo a eliminare la fonte primaria del concime organico, no? Costringiamo a fare il sovescio, sprechiamo del terreno, della coltivazione, della lavorazione, quando potremmo fare contemporaneamente produzione di foraggi, produzioni vegetali e allevamento animale. Ecco, allora, una forma di allevamento mista, dove non c'è solo la monocoltura di alcuni prodotti vegetali o la monocultura animale, è la situazione migliore, e questa ci cautela da queste forme di attacco. Però dobbiamo dire che questi attacchi stanno diventando dei pretesti, secondo me, perché l'attacco non viene solo dal fanatico animalista, dobbiamo essere chiari su questo. L'attacco alla carne, che rovina il clima, ma che poi questo attacco, come dicevo prima, ormai non si fa neanche più distinzione tra estensivo, intensivo, tutto quello che è allevamento animale viene in qualche modo visto o fatto vedere a bella posta con sospetto. E dietro che cosa ci sono? Ma ecco, non gli animali ambientalisti sono dei fanatici pericolosi, ma noi dobbiamo dire, cioè essere ruralisti vuol dire anche che c'è anche la parte industriale, la parte high tech. Bezos, il patron di Amazon, ha finanziato delle start-up per fare il latte artificiale con le banane, con l'ananas, poi con l'intelligenza artificiale fanno in modo che il gusto assomigli a quello del latte vero. Ecco, quindi gli animalisti non sarebbero pericolosi se dietro non ci sono anche interessi industriali. E l'altro grosso elemento del high tech, Bill Gates, quello sta sponsorizzando anche in Italia delle start-up per la carne artificiale prodotta a partire dalle cellule staminali. Ecco, questi, cioè, il fronte non è solo l'animale ambientalista. Questo attacco è così totale, pericoloso, e quindi anche la difesa nostra, giustamente, anch'io che più sostengo di più l'allevamento estensivo, non faccio l'attacco indiscriminato senza motivazione all'allevamento intensivo, perché è proprio il sistema di allevamento animale che viene messo sul banco dei deputati ingiustamente, quando poi, ripeto, se andiamo a guardare un sistema di allevamento anche intensivo, che valorizza i foraggi integrato con la produzione agricola, è molto più sostenibile anche dal punto di vista di cui tanto si parla del bilancio della CO2, che non dei sistemi dove l'animale, l'allevamento animale, la produzione animale viene esclusa. Quindi magari è giusto mangiare un po' meno di carne, ma da una produzione equilibrata di carne all'interno di una produzione di altri prodotti, dal mio punto di vista, è qualcosa di molto sostenibile, di etico, e che bisogna proprio difendere alla base, perché ci garantisce una agricoltura che dà futuro, che mantiene il terreno, che mantiene un ambiente più sano di quello che i nemici dell'allevamento vorrebbero avere. Grazie dottor Corti. Massimiliano Filippi, abbiamo ancora altri 2-3 minuti a testa, se facciamo in fretta, siamo bravi, riusciamo a fare un altro giro, perché dovremmo chiudere intorno alle
19:15, però insomma 2-3 minuti li abbiamo ancora a disposizione. A te la parola, Massimiliano. Microfono. Non hai attaccato il... Ecco, adesso sì. Sei... Non riuscivo a sbloccare dal mio PC, non riuscivo a sbloccare il microfono. No, io sono felice e contento perché la conclusione alla quale volevo arrivare è poi arrivata, grosso modo. E mi piace, cioè, chiudiamola con quello che è in locandina. Il mondo rurale si unisce, perché che sia una tecnica di allevamento o un altro, le radici sono rurali, e quello che dobbiamo puntare noi tutti insieme è quello che di allevamento parli chi fa allevamento, di come di caccia deve parlare chi va a caccia e come di pesca deve parlare chi va a pesca, anche di zootecnia deve parlare chi effettivamente fa zootecnia e non chi guarda i cartoni animati di Walt Disney alla TV. Ecco, boom, basta. Credo che non ho nient'altro da dire. Grazie Massimiliano. Dottor Pulina, a lei, 2-3 minuti ancora per integrare i suoi interventi. Totalmente d'accordo con quello che ha detto Michele e quello che ha detto il dottor Filippi. C'è un aspetto ancora che non abbiamo toccato, che riguarda le produzioni di qualità, che sono le DOP, le IGP, meno quelle più conosciute, che fanno il grosso del nostro export agroalimentare. Orbene, per quanto riguarda gli allevamenti, il 65% in volume è fatto negli allevamenti i cosiddetti intensivi, ma la stragrande maggioranza dei marchi è fatta negli allevamenti cosiddetti estensivi, per cui c'è anche un bilanciamento. La numerosità delle produzioni di alta gamma, di alta qualità, è fatta nelle aree direi difficili, nelle aree interne, nelle aree montane, ed è un contributo fondamentale a quello che è la sopravvivenza dei sistemi zootecnici e l'equilibrio silvopastorale delle nostre aree interne. Mentre i volumi li fanno gli allevamenti che sono in grado di produrre volume, però rispettando disciplinari di altissima qualità. Chiudo con un aspetto che non abbiamo assolutamente toccato, il problema che riguarda la mia isola, come sentite sono sardo, ma riguarda tutte le aree interne, comprese anche quelle dell'Emilia, le aree culinarie, le aree montane, dello spopolamento. Ebbene, se noi abbandoniamo l'allevamento, non solo vi è l'abbandono del territorio, ma vi è proprio una desertificazione antropica, cioè noi perdiamo una parte importantissima del nostro popolamento rurale, perdiamo una parte importantissima della nostra cultura rurale. Voi pensate a cosa possono essere le manifestazioni della mia isola se scompaiono i pastori? Sono delle rappresentazioni fatte da attori, mentre soltanto chi vive il territorio rurale può partecipare a tutta quella benedizione che sono le sagre, che sono le attività culturali. E l'ultima cosa è il paesaggio rurale. Il paesaggio zootecnico rappresenta il 40% di tutto il paesaggio italiano, è un bene costituzionale. Se scompaiono gli animali dal nostro territorio, noi cambiamo i connotati della Repubblica. Questa è una cosa che non ci possiamo permettere, dobbiamo difendere tutti questi livelli di interesse pubblico, di interesse collettivo, dobbiamo difendere l'interesse alla redditività degli allevamenti, dobbiamo difendere l'interesse alla sostenibilità degli allevamenti, che risponde a esigenze dei cittadini, ma dobbiamo difendere la cultura e il paesaggio. Ci giochiamo le transumanze, ci giochiamo le monticazioni, ci giochiamo gli alpeggi, ci giochiamo tutto quello che un cittadino vorrebbe vedere una volta che va in montagna, va in campagna a riposarsi. Bene, senza gli animali queste cose ce le giochiamo. Grazie. Grazie dottor Pullina. Ecco, la questione sta proprio in questi termini. Noi abbiamo dato vita a questa associazione culturale che si chiama Associazione per la Cultura Rurale, perché riteniamo che la cultura rurale sia una parte importante della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni. E quindi tramandiamo di generazione in generazione valori che sono cardini della nostra società, no? Ebbene, c'è qualcuno che nel nome o della, diciamo così, del progresso, o nel nome di mode che spesso si basano su dei principi non condivisibili,
c'è qualcuno che parte dal presupposto che siccome questi non condividono il nostro modo di vivere, il nostro modo di gestire il territorio, il nostro modo di garantire anche la tutela ambientale attraverso la manutenzione, attraverso la nostra presenza, ecco, c'è qualcuno che parte da un approccio culturale che lo porta a voler eliminare tutto ciò che egli non condivide. Questa è la mentalità che appartiene all'integralismo animale ambientalista, per dire, no? E siccome, guardate, che l'offensiva che è in atto contro tutti i nostri mondi, noi ci occupiamo, diceva giustamente Massimiliano, è giusto che ognuno parli per la propria area di competenza, ma noi riteniamo che sia indispensabile capire che il mondo rurale è un grande mosaico che è composto da tanti tasselli. Un tassello è l'agricoltura, un tassello è l'allevamento, un tassello è la caccia, la pesca. Ci sono tanti tasselli che fanno parte di questo bellissimo mosaico. Se noi permettiamo che anche uno solo di questi tasselli venga strappato, e viene rovinato tutto il mosaico, e quindi dobbiamo fare in modo da unire le forze. Beh, vi faccio un esempio: noi martedì prossimo faremo una diretta improntata su quello che sta accadendo presso il Parlamento italiano. Sapete che il 19 di maggio è stata approvata presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stato approvato un disegno di legge di modifica costituzionale che inserisce, modifica l'articolo 9 della Costituzione e che inserisce in Costituzione la tutela degli animali, ma ancor peggio una cosa inedita, cioè il riconoscimento dei diritti degli animali. Riconoscimento dei diritti degli animali. Capite bene che una volta che verrà fatta una modifica costituzionale che in Costituzione attribuirà agli animali diritti, diventerà poi difficile spiegare come facciamo a negare il diritto a un animale di essere libero, di non rimanere in una stalla, di non rimanere in un recinto. Non voglio arrivare a pensare che un animale possa addirittura essere allevato, portato a maturazione, macellato, sezionato, pulito e servito sulle tavole. Quello è inconcepibile, eh? Inconcepibile, perché mangeremo tutti le bistecche di plastica come vogliono farci mangiare adesso, o mangeremo tutte altre cose che sappiamo bene dove vogliono arrivare. Quindi capite bene, ma di questo parleremo, cioè inserire in Costituzione un principio cardine, che quello che vengono riconosciuti agli animali diritti, sostanzialmente equiparandoli ai diritti degli esseri umani, come potranno essere giustificate le nostre attività? Se un animale che io allevo ha lo stesso diritto mio che lo sto allevando. Capite bene come sta la pericolosità. E qualcuno, io ho visto le varie organizzazioni animali ambientaliste che hanno esultato, e non è ancora approvato, perché serve un doppio passaggio nei due rami di Parlamento, a maggioranza qualificata, ma per riuscire, siccome c'erano difficoltà presso la Commissione, hanno usato uno stratagemma che è quello di dire: intanto inseriamo che la Costituzione deve difendere gli animali, prima. Dopodiché diciamo che con leggi dello Stato verranno stabiliti i livelli di diritti degli animali, no? Intanto viene stabilito in Costituzione che gli animali ai quali sono riconosciuti dei diritti, come gli esseri umani. Dopodiché il livello di diritti verrà stabilito con legge ordinaria. Perché fanno così? Fanno così perché una modifica costituzionale necessita del doppio passaggio in Parlamento e della maggioranza qualificata, ma una legge ordinaria, soprattutto se si riferisce a una norma di rango costituzionale, potrà essere approvata a maggioranza semplice. E con i soggetti che frequentano attualmente il Parlamento italiano, li chiamo soggetti perché avrei altri termini, e in alcuni casi non voglio generalizzare, per dire, no, che in alcuni casi hanno un'intelligenza che è inferiore al mio cane da caccia Labrador maschio, che si chiama Bruce, era per dire, perché questo è quanto, anche per effetto di una legge elettorale che non permette ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, ma attraverso le preferenze, ma la legge elettorale che dà alle segreterie dei partiti il compito di nominarsi i propri parlamentari, in base non solo alle proprie capacità, ma anche alla loro funzionalità, alla logica della segreteria, no? Mi permetto di esprimermi in maniera, spero, abbastanza chiara.
assumendomi la responsabilità di quello che dico. E allora, per dire, se un Parlamento che è popolato da questi soggetti, alcuni dei quali hanno una visione assolutamente falsata della realtà, saranno chiamati a maggioranza semplice a emanare leggi per stabilire il livello dei diritti degli animali, vi rendete conto di qual è la pericolosità di una operazione del genere? E che abbiano esultato a fronte dell'approvazione in Commissione Affari Costituzionali del Senato, abbiano esultato gli animali ambientalisti, la posso anche capire, perché è nelle loro corde, cioè è quello che loro vogliono, ma che abbiano esultato anche presunti rappresentanti dei nostri mondi, cioè la cosa mi lascia veramente perplesso, perché o non hanno capito cosa è stato approvato e quali saranno le conseguenze dell'approvazione di queste modifiche costituzionali per quanto riguarda le nostre attività, o non hanno letto quello che è stato approvato, o lo hanno letto o non lo hanno capito, oppure si sono messi d'accordo con coloro che si vogliono annientare. E ora io vedremo poi nel proseguo come stanno le cose. Ecco, allora, scusatemi questa divagazione, ma di questo parleremo in modo approfondito martedì prossimo, ore 18:15, dove affronteremo proprio questa tematica e faremo vedere qual è stata l'iter per l'approvazione in commissione, per il momento in commissione affari costituzionali del Senato, da questo tentativo di modificare l'articolo 9 della Costituzione. Provvedimento che è stato, progetto di legge che è stato votato da tutta la maggioranza, quindi non solo dalla frangia animale ambientalista presente in Parlamento. Ecco, mi auguro che capiscono cosa stanno facendo, se no glielo spiegheremo noi dell'Associazione per la Cultura Rurale, che abbiamo il dovere di informare correttamente sia sui pericoli attuali che su quelli futuri che corrono le nostre attività. Io non posso far altro che ringraziare il dottor Giuseppe Pulina, il dottor Michele Corti, il segretario nazionale di Federfauna Massimiliano Filippi per il contributo che ci hanno fornito. Ci auguriamo di poterli avere ancora nostri ospiti della pagina Facebook dell'Associazione per la Cultura Rurale. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e auguriamo tutti una buona serata. Arrivederci alla prossima. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci.